Questo video poteva essere l'ennesima carrellata di immagini, con musica triste annessa, di animali in gabbia, ma non sarà così. Proviamo a farci un'idea più completa della situazione animali al circo, ma prima godiamoci lo spettacolo. What's up YouTube? Sono Giovanni Toti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi sarà un video un po' diverso, infatti dopo circa 9-10 anni ho deciso di tornare al circo. Circo che ormai è al centro di controversie in tutto il mondo per come vengono trattati gli animali. Infatti sono numerosi attacchi da parte delle associazioni animalistiche e bisogna considerare che è stata approvata in Parlamento una legge che prevede il graduale superamento della presenza degli animali proprio al circo e in generale negli spettacoli viaggianti. Quindi questa potrebbe essere una delle ultime occasioni per assistere a degli spettacoli con animali. Non so proprio cosa aspettarmi, quindi vediamo lo spettacolo. Il circo è di Orfei, dovrebbe essere Rolando Orfei, quindi vediamo cosa ci aspetta. Circondato da una moltitudine di marmocchi e io sono qui da solo, però spero ne valga la pena. La piccola adorava il circo, vediamo, spero di non rimanere deluso. L'occasione di cavalcare i cavalli limoni del circo Orfei, 3 girisella, soltanto 2 euro. Personalmente non spenderei 2 euro per vedere se questo pony regge il mio peso, però non voglio pony sulla coscienza, quindi magari un'altra volta. Mi sono veramente divertito come non facevo da tempo. Sono state 2 ore di puro intrattenimento in cui si sono alternati esibizioni di clown, acrobati, giocolieri e anche animali, sia più classici come i cavalli, sia esotici come ad esempio tigri e dromedari. Questo sono io che al McDonald's cerco di trarre delle conclusioni sulla questione animali al circo, ma siccome ha chiuso 10 minuti dopo e l'argomento è abbastanza delicato, meglio dormirci sopra e parlarne con più calma, tipo adesso. What's up you? No, basta. Allora, vediamo di ricostruire il più razionalmente possibile una panoramica della polemica animali al circo. Da una parte troviamo gli animalisti, assolutamente contrari alla presenza degli animali al circo. Questi sostengono come non sia etico basare dell'intrattenimento sulla sofferenza di altri esseri viventi, inquadrando i circensi come dei veri e propri schiavisti ed evidenziando come gli animali siano costretti a vivere in piccole gabbie e a sopportare duri addestramenti. Sostengono infatti che l'ossessionante routine della vita in gabbia e dei lunghi ed estenuanti viaggi da una città all'altra non lascia agli animali nessuna possibilità di esprimere il loro istinto naturale e stravolge totalmente i loro ritmi biologici, fino a portare allo sviluppo di comportamenti patologici e depressivi. Dall'altra parte ci sono i circensi, senza dubbio la campana tra le due meno ascoltata. A mio parere, siccome le argomentazioni sono molteplici, conviene concentrarsi su 2 aspetti importanti, gli altri li potete trovare in un link che vi lascio in descrizione.
Innanzitutto, il circo, al contrario di quanto si pensi, è un'entità regolata. Esiste infatti l'Ente Nazionale Circhi, che ha istituito tra l'altro un ordine di veterinari in modo da tutelare al meglio le specie animali presenti nei circhi. E ancora è presente anche lo European Circus Association, che regola tutti gli aspetti dell'azienda circo sul territorio europeo, compreso naturalmente il benessere degli animali, quindi cura, pulizia, alimentazione e addestramento dell'animale. Un altro aspetto che mi ha colpito molto, e di cui ero totalmente all'oscuro, è che gli animali presenti nei circhi non provengono dai loro paesi d'origine né dai loro habitat naturali. Questi infatti discendono dagli ultimi esemplari catturati in natura alla fine del 1800 durante le spedizioni di Karl Hagenbeck, impresario e mercante d'animali tedesco. Tutti gli animali presenti oggi nei nostri circhi nascono, crescono e a loro volta si riproducono proprio al circo o in allevamenti specializzati, e questo accade da oltre un secolo. Il fatto stesso che gli animali del circo si riproducono costantemente a quanto pare indica già di per sé l'assenza di stress o maltrattamenti. Gli unici animali provenienti dai loro luoghi d'origine sono gli elefanti, ma anche essi provengono da allevamenti specializzati. Infatti in India l'elefante è un animale domestico che viene utilizzato nei lavori pesanti come bestia da soma, e come tale viene allevato dalle popolazioni locali. Per concludere, cosa posso dire? Penso che a nessuno piaccia vedere gli animali in gabbia, ma la situazione è sicuramente più complicata di come la presentano gli animalisti. Immaginate ad esempio dove andrebbero, se liberati, questi animali nati in cattività che non hanno neppure mai visto i loro habitat naturali. Inoltre, personalmente non penso che gli animali al circo vivano condizioni di maltrattamento, in quanto è impossibile che non nasca un rapporto quantomeno di fiducia, se non di affetto, tra l'animale e l'addestratore. Consideriamo che questi lavorano ogni giorno a contatto l'uno con l'altro da quando l'animale è un cucciolo. Fatto sta che in Italia ormai è passata questa legge e quindi assisteremo gradualmente, che in Italia può indicare anche un periodo lunghissimo, alla scomparsa di circhi con animali. Fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti e quindi noi ci vediamo giovedì prossimo alle 14 sul canale. Peace!